Incontriamo oggi Giovanni Ravasio, Country Leader Applications di Oracle. Come sta evolvendo il cloud e quali sono le implicazioni positive delle applicazioni Oracle di ultima generazione per le imprese italiane? Il cloud, diciamo che è nato come abilitatore tecnologico e diventa sempre di più un abilitatore di business. Oracle ormai da 5 anni ha una strategia build and buy, quindi investe 5 billion in development interno e continua a acquisire aziende cloud, perché ormai tutti i processi innovativi sono e si trovano quasi esclusivamente sul cloud. Le aziende italiane sono partite già da qualche anno, ora con un attore che ha molti clienti già in cloud, e la strategia di tutte le aziende è hybrid, avere quindi una parte on premise, quindi nei propri data center, e una parte in un cloud. E la notizia positiva è che non ci sono polarizzazioni né di mercato né di soluzioni di stream verticali. Quindi il pubblico, le banche, il manufacturing, tutti stanno partendo e tutti sono focalizzati sullo human capital resource, sul marketing, sulla parte ERP. Non c'è una polarizzazione, quindi questo è molto positivo perché sta allargandosi a macchia d'olio. Grazie. E cosa ha fatto invece appunto Oracle per rendere l'Expo più digital? Beh, Oracle, grazie a un partner di Expo che è Telecom Italia, ha realizzato con le proprie tecnologie il sito Expo. Expo ha un target di 250 milioni di persone che visiteranno il sito e diciamo che nel nostro piccolo pensiamo di aver reso Expo un po' più digital. Grazie mille. Grazie.